prima di leggere il mio discorso vorrei dire una cosa. Noi stamattina abbiamo letto tanti dati importanti, tanti dati anche entusiasmanti. Il primo grazie va agli imprenditori italiani e ai loro dipendenti, perché senza di loro anche un dato del genere, come quello che ci vede nel primo quadrimestre, protagonisti assoluti della ripartenza dell'export nei paesi G7, ma aggiungiamo anche la Russia in questo elenco e quindi G8, è un dato che dobbiamo principalmente agli imprenditori, ai dipendenti, a coloro che in quei giorni della pandemia, quando siamo entrati nel total lockdown, stavano già pensando a come ripartire. E ringrazio il presidente Brangiardo perché ci ha fatto vedere il dato della fiducia delle imprese in questa fase storica, che guardando la serie storica probabilmente non ha precedenti. È un dato di fiducia che è anche l'ottimismo dei nostri imprenditori, perché comunque sono tempi veramente difficili, ma non si sono persi d'animo, e quindi io li ringrazio, i presenti, i collegati, ma tutti quanti. Lasciatemi però dire anche una cosa. In questa sala, insieme a tanti altri che non possono essere qui con noi per le norme Covid, c'è la squadra che ha costruito il patto per l'export. Io a loro vorrei dire un grande grazie di cuore, perché questi dati sono figli anche del loro lavoro, dei diplomatici, di ICE, SACE, SIMES, delle Camere di Commercio, delle Camere di Commercio all'estero, delle regioni, dei comuni, delle agenzie che ci hanno aiutato in questo anno e mezzo a sostenere le imprese nell'internazionalizzazione, a tutti, perché abbiamo lavorato sin da aprile 2020. Mi ricordo la prima riunione in cui ideammo il nome Patto per l'Export era aprile 2020, l'Italia era ancora in lockdown totale, ci riunimmo alla Farnesina e ci siamo detti dobbiamo inventarci qualcosa, perché quando il mondo ripartirà, l'Italia che ha il 32% di export, di PIL che è legato all'export, deve ripartire con l'export. E oggi siamo contenti che in questi primi dati, su cui non dobbiamo peccare di troppo ottimismo, è l'export che sta trainando la ripartenza. E quindi grazie veramente a voi tutti che ci avete lavorato, a tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato in questo anno e mezzo a questo obiettivo. Io ho il piacere di concludere questo evento di presentazione del 35° rapporto ICE dell'annuario 2021 Istat ICE. Come è stato evidenziato da Carlo Ferro e da Giancarlo Brangiardo, che ringrazio entrambi ancora una volta, il rapporto e l'annuario si confermano degli strumenti indispensabili per misurare lo stato di salute della nostra economia, in particolare delle dinamiche legate all'export e di come stiano funzionando i nostri strumenti di internazionalizzazione del sistema paese. Il rapporto ICE è la fotografia di una realtà in cui l'export si conferma settore trainante dell'economia italiana. Nel 2020, nonostante la contrazione degli scambi, l'export dell'Italia ha fatto meglio di quello di tutti gli altri paesi, tra cui, come abbiamo detto, Stati Uniti, Francia e Regno Unito. I nostri numeri sono tornati a crescere già nella seconda parte del 2020 e il 2021 sta registrando una chiara inversione di tendenza. Nonostante la lieve flessione del mese di maggio rispetto al mese precedente, che ricordo aveva fatto registrare un valore record nel commercio internazionale, quindi anche fisiologico, la prospettiva dell'export resta davvero incoraggiante, con un più 23,9% di crescita rispetto a un anno fa nei primi 5 mesi del 2021. Come ricordavo, il mese di aprile ha fatto segnare un boom dell'export di prodotti italiani. Il primo quadrimestre del 2021 ha superato i risultati dello stesso periodo del 2019, che era stato l'anno record, con 6,5 miliardi di euro di export in più, quindi 161,5 miliardi contro 155 miliardi di export. Secondo Eurostat, l'aumento delle esportazioni dell'Italia nei primi 4 mesi del 2021 rispetto al 2020, più 19,8%, è stato superiore a quello di Francia, Germania e Spagna. Anche guardando ai soli dati tendenziali di maggio 2021, diffusi oggi da Istat, si denota come le esportazioni siano cresciute su base annua del 41,9%, con un sostenuto aumento delle vendite sia verso i mercati
extra Unione Europea con più 44%, che calcolando il dato sugli Stati Uniti significa che le nostre imprese stanno guardando a nuovissimi mercati per compensare anche il calo negli Stati Uniti, sia verso l'area dell'Unione Europea, più 40%. I contributi maggiori riguardano le vendite verso la Francia, la crescita è del 43,2%, la Germania più 30%, gli Stati Uniti, la Spagna e il Regno Unito. Sappiamo ovviamente che dobbiamo tenere alta la guardia, è per questo che stiamo lavorando a rendere strutturale in legge di bilancio il sostegno pubblico al Made in Italy nel mondo. Ogni anno approviamo il piano straordinario di sostegno al Made in Italy, io vorrei che adesso diventasse strutturale e finalmente ordinario. Come rileva il rapporto, le imprese che hanno reagito con maggiore determinazione sono quelle che avevano trainato la performance delle esportazioni nella fase pre-Covid, durante la crisi, e queste hanno accelerato l'impiego delle tecnologie digitali per rispondere alle nuove esigenze di organizzazione del lavoro, come ha detto il Presidente Ferro poco fa. Il rapporto ICE prende inoltre in esame l'ecosistema dell'innovazione e del sistema delle start-up italiane e il suo elevato grado di resilienza. È un settore in forte crescita. L'immagine complessiva che ricaviamo dalle analisi sia dell'ICE che dell'Istat è quella di un sistema paese pronto a ripartire, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che intende continuare a sostenere con strumenti e iniziative mirate questo sistema. La Farnesina, grazie alle competenze trasferite dalla riforma del 2019 che abbiamo fortemente voluto e che finalmente assicura una regia unica alle attività di promozione e sostegno dell'export, avvalendosi della rete diplomatico-consolare e della diretta supervisione della rete degli uffici dell'ICE, adesso è pronta ad abbracciare la sfida della ripartenza. In questa cornice, in risposta alle conseguenze economiche della pandemia, abbiamo lavorato in quest'anno e mezzo per mettere a punto, di intesa con associazioni di categorie e enti preposti, la nuova strategia del patto per l'export. Il patto è il frutto del dialogo con 140 associazioni di categoria, ridisegna le modalità di sostegno pubblico all'export e ne rivisita obiettivi e dotazioni finanziarie, oggi pari a 5,4 miliardi di euro di risorse dirette. Prima del patto per l'export si erogava qualche centinaio di milioni di euro all'anno, in un anno e mezzo 5,4 miliardi di euro. Le sue linee direttrici sono transizione digitale, rafforzamento del capitale umano, crescita tecnologica. La Farnesina intende sostenere gli operatori economici, specie quelli del Sud, nel processo di transizione digitale per dare rinnovato slancio alla vocazione imprenditoriale dei nostri territori. Al riguardo vorrei evidenziare il valore della riflessione avviata dall'ICE sulle potenzialità del Sud con una serie di approfondimenti regionali come quello che abbiamo iniziato oggi. Guardando a quelle che il rapporto individua come aree prioritarie per il rilancio, vorrei concentrarmi su tre punti, velocemente. Digitalizzazione, sviluppo dell'e-commerce e ruolo delle start-up, per illustrare alcuni degli strumenti messi in campo, in particolare attraverso il patto per l'export. Il sistema delle micro, piccole e medie imprese rappresenta la spina dorsale del Made in Italy, oltre 1 milione di imprese che impiegano più di 9 milioni di addetti. Il primo punto è la digitalizzazione del tessuto economico italiano, che il patto mira a favorire con iniziative di informazione e formazione. Vorrei ricordarne qualcuna: il portale interattivo export.gov.it. Abbiamo cercato di costruire un portale unico che riassumesse tutti gli strumenti a disposizione delle imprese, quelle erogate dal Ministero degli Esteri, da ICE, da SIMEST, da SACE, dal sistema camerale e dalle regioni. Poi il Digital Temporary Export Manager, che consente alle micro, piccole e medie imprese di ricevere un contributo in conto capitale per consulenze manageriali su temi dell'export e della digitalizzazione. E infine il bonus export digitale, che consente a queste micro imprese di affrontare le prime sfide dell'e-commerce e della digitalizzazione. E poi Smart Export, l'Accademia Digitale per l'Internazionalizzazione. Grazie ad un accordo firmato con le università italiane stiamo formando le piccole e medie imprese attraverso le università all'internazionalizzazione. Li stiamo formando sugli strumenti che servono per andare all'estero. Il secondo punto è lo sviluppo dell'e-commerce, è un altro pilastro fondamentale del patto per l'export. Durante l'emergenza sanitaria le vendite sul web, l'abbiamo detto, sono sensibilmente cresciute. Per cogliere questo potenziale, il Ministero degli Esteri
sta lavorando con l'ICE per agevolare l'inserimento dei prodotti italiani su alcuni marketplace, e ne abbiamo avuto testimonianza anche da alcune aziende poc'anzi, per massimizzare la visibilità del Made in Italy con corner rilevati e riservati ai brand italiani. Su impulso del Ministero, l'Agenzia ha concluso accordi di partenariato con giganti del web come Alibaba e Amazon. Alle vetrine virtuali rivolte ai consumatori, le cosiddette B2C, ne abbiamo poi affiancato altre con componente inedita orientata a mettere in contatto gli operatori economici. Queste piattaforme B2B di interscambio elettronico fra aziende stanno contribuendo a consolidare la presenza italiana e a realizzare una graduale transizione del nostro commercio estero sul digitale. 3.500 aziende italiane hanno già rafforzato la loro presenza online grazie a queste intese firmate negli ultimi mesi. Altre 700 lo faranno molto presto. La propensione al consumo via internet deve incoraggiare le nostre aziende a ripensare il proprio modello di business in chiave digitale, avvalendosi anche dei servizi dell'ICE, grazie a costi inferiori di investimento e una ridotta necessità di intermediari locali. Anche le piccole e medie imprese, quindi, con questi strumenti possono entrare in contatto con mercati stranieri ad esso in passato esclusi. Quanto sin qui illustrato assume una valenza particolare per gli operatori del Sud Italia, le cui richieste di partecipazione complessiva e gli strumenti che abbiamo reso disponibili non hanno superato il 10%. Per questo motivo, insieme alla Ministra del Sud, che ringrazio, Mara Carfagna, come Ministero degli Affari Esteri abbiamo deciso di firmare un protocollo d'intesa con l'obiettivo di aumentare l'utilizzo degli strumenti della programmazione europea oltre che nazionale per accrescere la presenza sui mercati internazionali di un'area così con ampi margini di crescita come il Sud. A riguardo vorrei poi evidenziare il valore della riflessione avviata da ICE Agenzia sulle potenzialità del Sud con una serie di approfondimenti regionali. Terzo punto è l'esigenza di aprirsi a nuove modalità di fare business e con aree di particolare interesse. Il rapporto dell'ICE ha fatto un approfondimento sul ruolo delle start-up italiane, un ecosistema di innovazione che ha registrato negli ultimi anni una rapida crescita anche grazie a molte iniziative pubbliche. Basti ricordare che nel primo trimestre del 2021 le start-up innovative sono cresciute di oltre 660 unità, che rappresentano il 5,6% in più rispetto al precedente trimestre, per una cifra complessiva di 12.561 unità. Nel 2020, nonostante la crisi, abbiamo toccato con 780 milioni di euro il record di investimenti del venture capital italiano. Nel 2018 abbiamo contribuito più che a decuplicare con la nascita del Fondo Nazionale Innovazione, che abbiamo costruito insieme a molti che sono in questa sala quando ero al Ministero dello Sviluppo Economico, il sostegno pubblico al mondo delle start-up e delle scale-up. E oggi con questo strumento continuiamo a essere strenui sostenitori delle potenzialità delle nuove imprese. A sostegno di questo segmento di imprese vorrei citare un'iniziativa del Ministero degli Esteri che stiamo organizzando nel quadro delle attività della Presidenza italiana del G20. Stiamo lavorando con ICE Agenzia e con Cassa Depositi e Prestiti e Fondo Nazionale Innovazione a un evento dedicato alle start-up, si chiama G20 Innovation League, che si terrà il 9 e il 10 ottobre a Sorrento, prima della ministeriale dei ministri degli esteri del commercio del G20. Porterà in Italia 100 investitori internazionali dai paesi membri del G20 e più di 100 start-up ad alta innovazione tecnologica. Queste imprese contribuiranno a fornire una risposta di mercato a 5 sfide planetarie che la presidenza G20 ha fornito loro e a mettere l'Italia in prima linea rispetto a un trend emerso anche dalla recente ministeriale esteri che ho presieduto a Matera: la tecnologia come strumento per risolvere questioni improcrastinabili per l'umanità, dalla gestione delle epidemie al cambiamento climatico alla fame. Ma l'auspicio è che la resilienza dimostrata durante la pandemia dall'ecosistema dell'innovazione fornisca una base solida per la ripartenza, sfruttando anche le risorse mobilitate da Next Generation EU. Quanto al piano nazionale di ripresa e resilienza, vorrei sottolineare che come Ministero degli Esteri abbiamo allocato 1,2 miliardi di euro, di cui 400 milioni di euro a fondo perduto,
che vengono dalle risorse del Next Generation EU e che favoriranno i processi di digitalizzazione, innovazione e sostenibilità nell'export delle imprese. Creare un terreno di gioco comune tra start-up e aziende mature è la vera sfida per rendere il nostro sistema di imprese tra i più competitivi al mondo alla luce della doppia transizione verde e digitale che vorremo affrontare nei prossimi anni. E vorrei sottolineare sulla transizione verde che sarà tale se sarà transizione, non shock sul sistema economico italiano. Transizione significa consentire alle nostre aziende di adeguarsi alle nuove sfide senza subire shock che determinino cali occupazionali o addirittura fallimenti delle aziende. Abbiamo tutte le competenze e le capacità per farlo. Ora ci servono visione di lungo periodo, organizzazione adeguata e capacità di coinvolgimento di capitali privati in aggiunta al sistema di sostegno pubblico che stiamo mettendo a punto. Vorrei concludere quindi con un messaggio di fiducia. Il rapporto e l'annuario sono una bussola essenziale per comprendere l'efficacia delle politiche messe in atto a sostegno all'internazionalizzazione. I primi risultati che essi rilevano stanno premiando il nostro approccio e siamo determinati a proseguire lungo la strada intrapresa per sostenere le imprese italiane nei processi di trasformazione in atto e favorirne una sempre più forte presenza sui mercati esteri. Le sinergie tra ICE e Ministero degli Affari Esteri sono essenziali per accompagnare le nostre aziende, dialogando e confrontandoci con loro. Siamo pronti ad accogliere tutti i suggerimenti e le proposte, perché vogliamo migliorare ulteriormente gli strumenti che abbiamo messo in campo. Ed è per questo che periodicamente ci confronteremo sempre di più con gli stakeholder, con le società, con le aziende che partecipano all'internazionalizzazione per migliorare passo dopo passo i nostri strumenti e continuare a far sì che l'export possa essere il volano per la ripresa dell'economia italiana. Grazie mille.